Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovissimo episodio del Saramas e sono anche vestita da casa, ma non importa perché qui ormai siamo amici e sappiamo che io mi vesto di merda e che l'outfit non è l'importante dei video. Oggi siamo qui per fare un video tag che si chiama il The Grinch Book Tag. Il Grinch è probabilmente uno di quei film che riguarderò durante questo periodo natalizio perché è super divertente. Ho già letto per la prima volta il libro del Grinch e mi è molto molto piaciuto e qui non potevo non fare questo video che mi è stato consigliato da Maria di My Wicked World, che non posso non ringraziare. Sfortunatamente non vi potrò mostrare i libri perché appunto non sono a casa mia e non ce li ho qui, però vi metterò sempre la foto qui e spero che vi piaccia lo stesso. La prima domanda dice: la metà delle luci di Natale sono bruciate. Mannaggia. Il nome di un libro, serie, personaggio che ha iniziato bene ma poi è andato in discesa. Per questa domanda io devo rispondere assolutamente alla serie di Stalking Jack the Ripper di Carrie Maniscalco che uscirà in Italia nel 2020, perché a mio parere era partita benissimo con questa idea di due personaggi, un maschio e una femmina, che in qualche modo erano una reminiscenza di John Watson e di Sherlock Holmes, che risolvevano dei casi che sembravano fantascientifici in modo logico, anche con delle figure molto molto note come appunto Jack lo Squartatore, Houdini, il Conte Dracula. E il primo libro mi era molto molto piaciuto, ma già dal secondo si era iniziato ad andare verso un libro che non mi piaceva molto, perché come ho detto in svariati video, in mia opinione l'autrice ha iniziato a mettere la storia d'amore tra i due protagonisti prima della risoluzione del caso, e io che sono arrivata a leggere il libro per leggere un mystery non lo trovo giusto. Inoltre, se guardate i miei rating su Goodreads, è proprio una discesa da 5 stelline a 4, poi a 3 e a 2. Seconda domanda: la fastidiosa prozia Sally non vi lascerà da soli. Il nome di un libro che non ti è piaciuto ma che tutti gli altri continuano ad amare, così che non sparisca mai del tutto. Ce ne sono davvero vari per questa risposta, ma quello che voglio citare è Caraval di Stephanie Garber. Caraval è un libro che in realtà mi è piaciucchiato, poiché comunque gli ho dato 2 stelline, non una, che vuol dire proprio lo schifo, e alcune parti del libro mi sono piaciute e mi ha comunque molto intrattenuto. Ma oltre al fatto che inizialmente era una duologia ed è diventata una trilogia e lì ho già sentito puzza di voglio fare più soldi con questa serie, ho trovato che non fosse una storia così tanto interessante e che le persone che lo promuovevano davano una certa idea del libro e poi quando lo leggi non è davvero quello. Odiavo tutti i personaggi, poi mi sono fatta spoilerare chi è Legend, cioè il cattivo della situazione, e sono rimasta ancora più delusa e ho detto no, ok, non lo leggerò mai questo libro. È stata una grandissima delusione, ma vedo che tantissime persone ancora ne parlano e l'hanno apprezzato e sinceramente va bene così, ognuno può apprezzare delle cose che magari altri non apprezzano. Domanda numero 3. Senti i tuoi genitori mettere i regali di Natale sotto l'albero e capisci che Babbo Natale non esiste. Il nome di un libro che ti è stato spoilerato. Qui ne ho tanti e volevo parlarne un pochino più in particolare perché ho sempre delle storie molto divertenti. Allora, il primo è Il Canto della Rivolta di Susan Collins. Era già uscito in America, però io non leggevo ancora in inglese. Però tantissime persone che conoscevo l'avevano già letto in inglese. Al tempo avevo un GDR, quindi un gioco di ruolo su Facebook, e il ragazzo che aveva il profilo di Finnick mi ha spoilerato le morti del Canto della Rivolta. Non gli ho più parlato. Mi hanno spoilerato poi Allegiant di Veronica Rotte. Questo qui è successo in un gruppo che avevo creato io, se non sbaglio, perché io sono una delle true fan di Divergent, perché ho creato la prima pagina di Divergent e anche il primo gruppo di Divergent, e lì hanno spoilerato Allegiant appena è uscito in America, perché se non sbaglio è uscito in America e in Italia più o meno nello stesso periodo, e quindi la gente aveva spoilerato proprio la fine. Il prossimo è un autospoiler, perché io mi sono spoilerata il finale di The Last Star, o L'Ultima Stella di Rick Yancey, che è l'ultimo libro della serie della quinta onda, perché sono andata su Wikipedia perché volevo sapere, perché mancava troppo perché uscisse in Italia, perché ci hanno messo secoli, e quindi mi sono spoilerata chi muore. Domanda numero 4. Si gela fuori. Come adesso, ci sono 0 gradi fuori ora che sto girando questo video. Il nome di un personaggio principale con cui proprio non sei riuscita a legarti. In questo caso devo citare Shadowhunters, anche se sapete che è una saga che a me non è molto piaciuta, mi piacerebbe comunque rileggerla. Il personaggio in questione è Clary. Non mi sono mai ritrovata in Clary come personaggio e credo che affezionarsi almeno un pochino al narratore principale della storia sia importante, o forse è solamente un problema mio, ma se io non trovo il personaggio principale qualcuno con cui vorrei avere una conversazione, con cui vorrei avere un rapporto, o che comunque trovo simpatico e divertente, proprio non
ha senso andare avanti col libro, perché appunto non trovo il narratore qualcuno di interessante. Prossima domanda è All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Ti sta dando sentimenti antiromantici, il nome di una coppia che non potevi sopportare. Per questo ho deciso di citarvi Achille e Patroclo della canzone di Achille di non mi ricordo l'autrice. Ho letteralmente odiato quel libro. So che tantissime persone mi dicono: no Sara, l'hai letto in modo sbagliato, non capisci nulla. Ognuno ha le proprie opinioni e secondo me la coppia di Achille e Patroclo è stata trattata malissimo, perché Patroclo venerava Achille in una maniera tossica. Achille veniva descritto come questa divinità che solo lui sapeva fare tutto. Era proprio una relazione tossica ed è una cosa che a me non piace per niente. Il graffiante maglione di lana in casa che hai ricevuto per Natale anni fa, ma di cui non ti sei mai sbarazzato. Mostra alcuni libri che sono rimasti sui tuoi scaffali per un po' e che tu non sei motivato a leggere, ma che non riesci a dare via. Per questo qui ne ho due. Il primo è The Danish Girl, che è il libro da cui poi hanno tratto il film con lo stesso titolo con Eddie Redmayne. In realtà voglio leggerlo, solo che il mio problema è che quel libro è in italiano e faccio molta fatica, come sapete, a leggere libri in italiano perché non mi ritrovo più in questa lingua. So che è una questione molto strana, però comunque non voglio dar via questa versione perché è un bel ricordo del giorno in cui l'ho comprata. Non lo so, non voglio mai darla via. E l'altro libro invece è Endgame, che ho comprato perché l'autore è lo stesso della serie di Lorien Legacies e la storia mi interessa davvero tantissimo. Ogni volta che lo guardo dico sì, lo leggerò assolutamente perché è una storia che mi ispira e che voglio assolutamente leggere. Poi ogni volta che provo a prenderlo in mano non riesco a leggerlo. Domanda numero 7. La nonna è stata investita da una renna. La morte di un personaggio per cui sei ancora arrabbiato. Avvertenza che si tratta di spoiler. Io non vi dirò il nome del personaggio, anche perché non sarebbe solo uno, ma sono più di uno, che accadono nello stesso libro della serie The Maze Runner. Non vi dico chi è, ma io vi dico solo che non mi sono ancora ripresa dal finale di quella serie. Ormai l'ho letta quasi 5 anni fa, oh mio Dio. Penso di averla letta nel 2015 o 16, ma ancora non mi sono ripresa, in particolare da una morte. Domanda numero 8. I centri commerciali sono eccessivamente affollati di acquirenti vacanzieri. Il nome di una serie che ha troppi libri in essa è andata avanti troppo a lungo. Qua ve ne cito due che sono Shadowhunters, la quale secondo me ha troppi libri. Il problema di Shadowhunters è che sarebbe dovuto finire con Città di Vetro. Ed è palese perché tu arrivi a leggere Città di Vetro e senti proprio che era il finale giusto per la serie, ma no. Ci sono altri tre libri, di cui il quarto è inutile ed è bruttissimo. Gli altri due sono ok. E la seconda è Cirque du Freak di Darren Shan, perché secondo me ci sono effettivamente troppi libri, alcuni di questi sono anche inutili. E ok, i libri sono molto piccoli perché hanno qualcosa come meno di 200 pagine l'uno, però sono comunque 12 libri e alcuni di questi poteva metterli insieme. E ultima domanda, il Grinch, il nome di un personaggio principale che odi. Qui non capisco se si intenda proprio il nome in sé del personaggio o il personaggio in sé, e io ho scelto entrambi, che è John di The Last di Anna Jameson. Sia il nome non mi piace perché mi ricorda troppo Jon Snow di Game of Thrones, quindi ogni volta che leggevo questo libro mi immaginavo il protagonista con la faccia di Jon Snow, ma non hanno niente in comune, cioè non si metterebbero mai insieme come cose. E poi in sé il nome John non mi fa impazzire. Poi se si parla poi invece proprio del personaggio in sé, anche lì il personaggio di John in The Last lo odiavo. Cioè no dai, ok, non lo odiavo, mi stava un pochino sulle scatole. Detto questo, per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate e le vostre risposte. Noi ci vediamo domani per un altro video e bye!